2 luglio 2011, un evento speciale da ricordare in una cornice suggestiva, quale può essere una piazza della Signoria resa ancora più unica dal cielo stellato di una notte estiva. Un regalo del maggio musicale fiorentino alla sua città e ad un pubblico accorso numerosissimo, una folla di circa 12.000 persone, a testimoniare ancora una volta il prestigio di cui gode questa istituzione lirico-sinfonica e la forza attrattiva della sua musica. Sul palco il coro e l'orchestra, diretti mirabilmente dal maestro Zubin Mehta, in un concerto in re maggiore per violino e orchestra del 1878 di Tchaikovsky. Protagonista d'eccezione è uno dei più grandi violinisti al mondo, il russo Vadim Repin. Il programma si è aperto però con la sinfonia tratta dai Vespri siciliani, opera di Giuseppe Verdi, a cui è poi seguito l'immancabile Va pensiero, omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia. E dopo le note tratte dal Nabucco, la superba esibizione di Repin, tecnica e sentimento armonicamente guidati da Zubin Mehta. Chiusura poi impetuosa con un'altra composizione di Tchaikovsky, Ouverture 1812, opera scritta dal musicista nel 1880 per ricordare la tentata invasione della Russia da parte delle truppe francesi e la rovinosa ritirata di Napoleone. Sul palco anche la fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, diretta dal maresciallo aiutante Ennio Robbio. Un finale, come ha sottolineato lo stesso Mehta, in crescendo, nel segno di un'opera maestosa e solenne, dall'alto spirito patriottico, un inno alla vittoria. Il concerto è stato trasmesso per la prima volta nella storia delle esibizioni del maggio anche via web in streaming sul nostro portale intoscana.it, una partnership destinata a rinnovarsi che guarda al futuro.